Questa mostra si chiama Fuori Catalogo. È la mostra che la Fondazione Magistretti ha organizzato per il 2017. È stata coprodotta con ECAL, la scuola di arte e design di Losanna, ed è dedicata a 5 oggetti fuori catalogo, per cui fuori produzione, disegnati da Magistretti. 5 oggetti che hanno la capacità di raccontare il metodo di lavoro di Magistretti e come Magistretti ha lavorato con diverse aziende nel corso della sua carriera. Come punto di partenza per Magistretti, solitamente raccontando il suo design, parliamo di concept design. Noi abbiamo una citazione che è fissa in fondazione, scritta su un muro, che è a me piace il concept design, quello che è talmente facile, talmente semplice, che lo puoi raccontare per telefono. Tant'è che molti dei miei progetti li ho passati per telefono. Il progetto raccontato per telefono per antonomasia è l'Eclisse, che è la famosa lampada con le 3 sfere, però in realtà tutti gli oggetti raccontano questa idea di concept design. Probabilmente un oggetto che lo racconta molto bene e anche raccontando un altro aspetto importante del lavoro di Vico, che è il lavoro con le aziende, quindi il fatto che il design è un lavoro di team, di squadra, è la sedia Selene. Vico inizia a lavorare sulla sedia Selene nel 1967, anno in cui escono le prime sedie in plastica, la Panton Chair e l'Universale di Gio Colombo. Il grande apporto di Magistretti lo si riconosce bene in questo disegno. Questa è la sezione ad esse della gamba. Quando Vico inizia a lavorare su questa sedia, all'azienda dice: guardate, io faccio una sedia di plastica, ma non voglio fare una scultura come la Panton Chair. E non voglio fare una sedia con delle gambe da elefante, come l'Universale di Gio Colombo. In qualche modo, appunto, Selene riesce a raccontare alcuni degli aspetti fondamentali del lavoro di Vico, per cui il problema non è tanto disegnare la sedia. Nel catalogo non c'è un disegno tecnico di questa sedia, sono tutti schizzi per cercare di capire come risolvere il problema della gamba. E l'altro aspetto fondamentale è questo lavoro sempre in sinergia, in collaborazione con la produzione, con chi poi fa i suoi oggetti. Nel video che abbiamo e che in cui Magistretti si racconta in studio museo, Vico a un certo punto dice: è stato molto bello perché il design italiano non l'abbiamo fatto noi architetti, o meglio l'abbiamo fatto noi architetti, ma poi sono intervenuti gli artigiani che hanno fatto con le loro mani. E questo è il modo che lui ha avuto di lavorare con tutte le aziende con cui ha collaborato nel corso dei suoi 60 anni di carriera.